Allora, eccoci qua, siamo nel giugno 2014, siamo di nuovo al rifugio Navis, nella Val Venzonassa, a 700 metri di altezza, e questo è appunto il video di aggiornamento per vedere cosa si è evoluto, cosa invece può essere diventato un problema. Intanto partiamo subito con lo spoiler, che nelle ultime volte ha avuto parecchi problemi di fumo, adesso lo abbiamo sistemato, non c'è alcun tipo di problema noto, brucia benissimo. La legna è già preparata, sia le esche sia la legna più piccola. Ecco, questo giro non abbiamo neanche problemi di illuminazione. L'unico problema all'interno dello spoilert è la griglia, d'accordo? Che purtroppo è rotta in un punto, per questo il fuoco avrà una valutazione che si aggira intorno al A e non all'S. Abbiamo comunque fatto una piccola guida qui per poter pulire lo spoilert e far sì che sia sempre funzionale per tutti quanti. Quindi il fuoco è a posto. Questa invece è, come al solito, la zona dove si dorme, il soppalco. Questa volta dovremo riuscire a vedere un pochettino meglio, d'accordo? È un soppalco in legno, lo spazio per dormire può prendere circa un 6 posti così a occhio, quindi non venite in più altrimenti potrebbe essere fastidioso. E questa volta andiamo a vedere anche la zona di sotto, va bene? Che è adibita a deposito per attrezzi, pentole e quant'altro. Si vede bene? Perfetto, vedete qui sono le pentole, una moka, dei taglieri, qualcosina in più. E questo è il frigo che avete visto nelle foto le altre volte. Rimasto circa sempre nelle stesse condizioni. Purtroppo qui, come potete vedere, l'umidità la fa da padrone e anche i roditori, per così dire. Non c'è niente di interessante a parte qualche piatto di plastica qua dentro e in generale niente di interessante proprio all'interno di questo posto, poiché la sua funzione ancora non è chiara. Andiamo, torniamo di sopra. Per fortuna all'interno di questo rifugio il ristoro è sempre buono, d'accordo? C'è caffè, zucchero, sale, bicchieri di plastica, quant'altro, e siamo totalmente a posto da questo punto di vista. Quindi il pernotamento non presenta ovviamente nessun tipo di vantaggio come le altre volte, non ci sono materassi, non ci sono coperte, quindi può essere al massimo un B, ok? Grazie al fatto che il calore si trasmette benissimo, di sopra ci sono circa 3 gradi, anche se saliamo adesso ci saranno 3 gradi in più. Il ristoro è un A, come sempre. Il fuoco è un A e adesso usciamo fuori a vedere altre migliorie e altri problemi. Allora, l'ultima volta che siamo venuti qua vi abbiamo mostrato la cisterna. La cisterna purtroppo adesso, ecco, vieni a vedere da più vicino, è rotta. La valvola è partita, inoltre i volontari del luogo ci hanno informato sul fatto che un animale è morto all'interno della tubatura, quindi deve essere sostituita o disinfettata, pulita. Al momento è totalmente inservibile. Non è così tanto un problema, poiché, come andremo a vedere più tardi, sulla strada per andare verso la il WC, la toilette, d'accordo, a 1 minuto c'è anche una fonte d'acqua potabile che l'altra volta non avevamo menzionato. Comunque qui la legnaia è sempre in ottime condizioni, come avete visto dalle foto legna non manca, c'è anche un piccolo soppalco, in caso qui c'è ulteriore legna. E che altro c'è da dire? Andiamo a vedere quindi questa piccola fonte. Allora, eccoci qua, siamo a 30 secondi dal rifugio. Questa qui è la toilette, d'accordo? L'avete vista solo nelle foto, questa volta possiamo vederla dentro con un po' più di luce magari. Ecco, vieni a vedere. Opla. La toilette è in ottime condizioni. Noi abbiamo aggiunto questi piccoli 2 secchi con la cenere dello spoilert da gettare sopra le feci una volta che avete espletato i vostri bisogni. In questo modo si può evitare il formarsi di mosche e la diffusione anche di cattivi odori. Avere una toilette come questa, lo ripeto, non mi stancherò mai di ripeterlo, è un vantaggio incredibile all'interno di lunghe o anche brevi permanenze. Adesso giù per il sentiero di là 30 secondi e siamo arrivati alla fonte d'acqua. Ed eccoci nella sezione finale del nostro video d'aggiornamento. Noi siamo arrivati dal sentiero che da Rifugio conduce qui, da quello lì, e questa è la fonte che nel video precedentemente non avevamo menzionato, d'accordo? L'acqua è perfettamente potabile, abbiamo fatto più test per verificarne appunto la potabilità. Se non vi sentite sicuri sappiate che siamo a 700 metri di altezza, quindi basta bollirla per 3 minuti, d'accordo? E questo è un fattore molto importante, perché avere una fonte d'acqua corrente vicino al rifugio alza automaticamente il voto dell'acqua, che diventa un A. Quindi, che cosa possiamo dire del ricovero Navis? Che nel corso di un anno ha sicuramente sviluppato dei pro piuttosto che dei contro. L'unico problema era lo spolert che fumava, è stato sistemato e quindi il Navis si conferma come un ottimo rifugio o punto d'appoggio per uno o più giorni. Questo è quanto dall'Inner Sight, ci vediamo per il prossimo video.